Enrico Grotto. Ciao a tutti, benvenuti ad Amsterdam, finalmente ci siamo riusciti dopo 2 anni di Covid. E niente, oggi io vi parlo di una tecnica che ho implementato nell'ultimo periodo durante uno dei miei corsi di formazione, dove mi è stato chiesto la possibilità di distribuire un pattern geometrico lungo determinate superfici. Subito avevo pensato ai geometri node, ma gli studenti che avevo davanti, essendo designer abituati ad altri software, quando hanno visto l'albero di nodi di geometri node hanno cominciato a sbiancare, diciamo così. E quindi ho cercato un'altra soluzione e l'ho trovata in Tissue. Tissue è un add-on che è stato presentato da un italiano, Alessandro Zomparelli, lo sviluppatore, nelle APICOM del 2019. È un add-on dedicato al computational design, quindi praticamente lui permette di una delle operazioni che può fare, ne può fare tantissime, questa zona è veramente molto vasto, è quella appunto di distribuire delle geometrie anche complesse lungo delle facce code, praticamente lungo delle superfici. La funzione di cui vi parlo oggi è la principale di questa zona, che è il tessellate, cioè appunto la possibilità di, partendo da un componente, andare a distribuirlo nelle singole facce code che compongono la vostra mesh. Funziona in maniera semplice a vedere, ma dietro, cioè sotto il cofano, c'è tanto codice. Diciamo che si parte da un componente geometrico, può essere un qualsiasi componente, ovviamente si preferiscono mesh code, quindi comunque con una topologia che si possa suddividere, e poi l'add-on va a distribuire quel componente adattandolo alla forma delle facce del vostro oggetto. In questo caso vediamo ad esempio con Suzanne, in alcuni punti il mio toro lì è stato deformato anche tanto, perché appunto va a seguire la geometria delle facce. Qui un piccolo esempio, io attualmente lavoro in un'azienda che si occupa di produzione di vasi in plastica del giardino e arredo per il verde, e praticamente ho provato a distribuire, a creare un pattern geometrico attorno ad una forma di vaso che però potesse essere anche stampabile in 3D, nel senso che potevo farlo con una texture, ma con una texture poi non avrei avuto l'effettiva geometria da esportare. E quindi ho disegnato un semplice componente geometrico, sono andato a selezionare le facce dove volevo applicare il componente, e avviando l'opzione Tessellate, alla fine ho ottenuto questo risultato qua. Tissue è leggermente cambiato nelle ultime versioni di Blender, magari chi lo conosce precedentemente c'era la possibilità di inserire già i settaggi dell'operazione nella prima schermata, ora è stato tutto trasferito dentro praticamente in data object con il triangolino verde nelle properties, quindi li trovate in fondo come ultima voce tutte le opzioni di Tissue. Lì, nel momento in cui andate a cliccare le singole opzioni, Tissue aggiorna automaticamente il vostro modello e con qualche operazione di rifinitura, diciamo, delle mesh, ho semplicemente chiuso le parti alte e distruso verso il centro, si riescono ad ottenere in brevissimo tempo dei pattern geometrici anche molto complessi. Mi sono spinto un po' oltre, ho provato a disegnare un mouse per provare a testare un po' di più le funzioni di questo add-on. Quindi sono partito con la classica modellazione poligonale in ottica di subdivision, quindi poi io avevo già previsto di suddividere il mio oggetto, perché il limite, diciamo, di questa tecnica è che bisogna avere facce quad e più uniformi possibili. Quindi dopo vari passaggi sono arrivato al risultato che volevo, sfruttando la nuova funzione di Vertex Crease che è stata introdotta in Blender, sono riuscito a creare anche quegli angoli a 90 gradi nella tasca per il tasto del mouse, che normalmente avrebbero richiesto magari di loop cut o della topologia aggiuntiva. E dal risultato finale ho iniziato a concentrarmi per prima cosa sul tasto centrale del mouse. Quindi anche qui si selezionano le facce dove vogliamo far apparire il nostro componente geometrico, e poi prima si seleziona il componente geometrico, poi la vostra mesh target, diciamo, e si avvia anche qui l'operazione. Il risultato che si ottiene subito è questo, cioè prima Tissue cerca di distribuire il vostro componente su tutte le facce,
ma poi andando ad attivare le opzioni di offset, perché sostanzialmente il componente è stato modellato nell'asse Z negativo, quindi aveva la sua origine al piano zero. Cambiando l'offset si fa sì che il componente vada a combaciare con il vostro oggetto, quindi sarebbe leggermente staccato. On Selected Faces vi permette appunto di prendere la selezione che avevate fatto prima, la DOM è assente perché è ancora attiva in Edit Mode e vi distribuisce solo lì il componente. Ultimo ma non ultimo, si combina l'iterazione perché Tissue, ogni volta che lanciate un tasselet, vi crea una copia del vostro modello. Con il Combine riuscite a combinare il modello originale con il risultato di Tissue ed ottenere una mesh chiusa. E alla fine si raggiunge praticamente questo risultato, cioè un pattern geometrico complesso, difficile da fare con la modellazione tradizionale, ma soprattutto si ottiene in brevissimo tempo e cambiando la geometria del singolo componente e le opzioni delle add-on lanciando il refresh possiamo anche cambiare il pattern geometrico live, quindi abbiamo la possibilità di studiarne diversi. Sono passato alla parte alta del mouse, questa volta ho utilizzato una funzione aggiuntiva del tasselet che è quella che ci permette di fare il morphing del nostro componente, cioè dire noi sì abbiamo un componente di partenza ma lo vogliamo modificare o scalare o ingrandire secondo determinati parametri che abbiamo noi e in questo caso i parametri di vertex weight, cioè dove vado a dipingere il peso dei miei vertici, il mio componente andrà a modificarsi di conseguenza e funziona praticamente con la combinazione di vertex weight e shape key nel componente. Come prima cosa, sempre la stessa operazione, seleziono le facce dove voglio far apparire il mio pattern, a questo punto creo un vertex group con peso 1 e gli do un nome riconoscibile, cioè che mi possa ricordare dopo, in questo caso l'ho chiamato pattern. Vado a modellare un componente e creo una shape key nel componente, in questo caso io semplicemente l'ho fatto scalare, cioè l'ho fatto chiudere su se stesso, e la shape key deve avere lo stesso nome del vertex group del vostro componente. In questo modo la DOM scusate, può associare i due nomi e quindi capire che cosa volete fare nell'operazione che stiamo per eseguire. Lanciamo il solito tasselet, il nostro mouse diventa così, potrebbe anche essere interessante, però comunque a questo punto, attivando le opzioni precedenti, noi riusciamo a distribuire il pattern solo nei punti dove vogliamo noi. Unica cosa, adesso c'è il momento di dire fammi la mappatura dei vertex group e usami gli shape key. A questo punto, se vediamo sotto, il nostro mouse ha preso le shape key del nostro componente. Questo ci permette successivamente qui con lo strumento gradiente del vertex weight ho dato dei pesi diversi lungo la superficie del mouse e quando vado ad attivare gli shape key ottengo praticamente che il mio componente varia lungo la superficie del mouse e questo mi permette di creare degli effetti interessanti sui miei prodotti. Questo è il risultato a livello di shading, la geometria tutto sommato è anche di buona qualità. E infine questi sono i rendering che ho realizzato come ultimo step per vedere l'effetto appunto ottenuto. Se avete piacere il creatore dell'add-on ha una sua pagina Patreon dove potete contribuire allo sviluppo perché a mio parere questo add-on ha veramente tanto tanto da dare, soprattutto in ambito product design. Grazie mille.